Ciao a tutti, io sono Eni e bentrovati in questo nuovissimo video. Martedì ho pubblicato un video dove vi dicevo chi erano i miei personaggi preferiti cattivi nei libri. Questa volta lo voglio riproporre, però con i personaggi cattivi della Disney, i miei preferiti. Perché io, essendo una grandissima fan della Disney, non potevo non fare questo video. Partiamo subito quindi con Ade. Per me Ade è l'emblema dei cattivi uomini, ovviamente. Cioè lui è il capo, secondo me lui potrebbe fare il capo a tutti i cattivi della Disney, però ovviamente secondo me non ce la fanno, cioè tutti i cattivi della Disney insieme non ce la fanno, cioè, saranno un macello incredibile. Cioè per me Ade è appunto l'emblema di tutti quanti e non so il motivo di bene in realtà per cui mi piace Ade, in realtà mi piace e basta, pure un cattivo secondo me, cioè, non so, ma è da quando ero piccola che c'è stata sempre. Poi il secondo, in realtà, è un messaggio un po' più profondo, in realtà, da parte mia, che è Frollo. Allora, io ovviamente ho visto il Gobbo di Notre Dame quando avevo 3-4 anni, forse, e grazie al cartone, poi, che mi piaceva tantissimo, mia madre mi ha fatto vedere anche il musical. Nel 2002 avevo appunto 4 anni, e quindi dal musical, poi vabbè, a me è stato più cazzo in realtà Frollo all'inizio, però con il musical ho scoperto la vera faccia di Frollo, che ovviamente è ovvio che nel cartone fa vedere, cioè fa vedere chi è Frollo, però diciamo che con il musical ha tratto proprio per filo per segno, dalla storia di Victor Hugo, ovviamente si scopre chi è il vero Frollo. Poi perché io ho letto anche il libro, quindi diciamo che ho visto tutte le facce dal cartone fino al libro, che ovviamente poi mi ha fatto appassionare di Frollo, che è diventato il mio preferito. Sì, poi c'avevo pure ragione, secondo me, un po' me, cioè come mi chiama questo sforzo, quanto mi pare, ma un po' di verità c'è. Però comunque vi ho spiegato tutto nella recensione che ho fatto appunto su Notre Dame. Andiamo avanti con una donna che è Malefica. Malefica appunto è l'emblema delle cattive donne, dei personaggi donne cattive nella Disney, che poi chissà quante ne sono, cioè io ho visto più che altro uomini, però lei secondo me è la dea delle cattive donne della Disney. E non di tutti, come per Ade, però cioè, io l'ho visto anche il film di Malefica, appunto, Maleficent, e secondo me è una grandissima figura. Parto un altro uomo che è Jafar. Io ho visto di recente, ho rivisto, anzi, di recente, è Aladdin il film in inglese. Quindi ovviamente ho questa, cioè, tanta questa ossessione per Jafar che avevo sin da piccola, e pure Jafar è un gran film, cioè mi piacciono, dai. E voi che dite no, non è brutto, no, di qualità, non è vero, perché io so che pensate che Jafar è un gran figo, e questo è in realtà il motivo per cui mi piace Jafar. Ma l'ho rivalutato tantissimo con il film, perché prima non è che mi piaceva tanto, sì mi piaceva, ma non rientrava nei miei preferiti. Invece adesso che mi è tornato questa piccola fiamma, rientra tra i miei preferiti. Per ultima, ovviamente, Crudelia De Mon. Allora, a me Crudelia mi è sempre stata simpatica, tranne la prima volta che ho visto La Carica di 101. Però poi rivedendo questo cartone, cioè l'adoro, cioè l'ho sempre amata io, Crudelia De Mon, inconsciamente ovviamente, però mi è sempre piaciuta, sempre amata. Secondo me lei è la mia preferita in assoluto. Ovviamente non è che come Jafar che ho rivisto Re di recente, io non vedo La Carica di 101 da una vita, in realtà Crudelia è sempre il cuore, è la mia preferita in assoluto. Tra le donne, non solo, anche tra gli uomini, tra tutti i cattivi della Disney, Crudelia De Mon è la mia preferita. Poi non è che è tutta questa gran figaggine, Crudelia, quindi però sì, mi accompagna da sempre, questo amore per lei da quando ero bambina. Va bene, questo video è finito qui. Se volete, elencatemi qui sotto tutti i vostri personaggi preferiti della Disney. Come dicevo martedì, se volete aprire una discussione sotto questo video e chiedermi ovviamente qualsiasi cosa, comunque se volete parlare di qualcosa della Disney riguardante i cattivoni,
fatelo sapere, cioè scrivete tranquillamente nei commenti che io vi leggo e vi rispondo. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!